Un testo abbastanza impegnativo questo di Cicala. Davide Esposto, in arte Cicala, nasce a Napoli nel 1990, non ama definirsi né cantante né un chitarrista, ma uno scrittore di canzone, si sente già da questo testo. Le sue prime composizioni, seppur ancora acerbe, mostrano fin da subito una predisposizione verso la musica ed una naturalezza nel creare melodie e giri armonici. Comincia a esibirsi dal vivo solo con una chitarra, ma dopo svariati tentativi riesce a mettere su una band, gli Onda 33, con cui colleziona numerose esperienze live e pubblica diversi EP composti da brani inediti da lui scritti. Si laurea in filosofia ma lavora come portalettere, continuando ugualmente a comporre musiche e suonare in diversi progetti. Nel 2017 inizia a lavorare al suo primo disco, Canzone di Anime e Animali. Durante la fase di produzione Cicala fa affidamento su un gruppo di 3 musicisti molto affiatati, con i quali nasce una collaborazione a lungo termine. L'album, la cui uscita è attesa per fine 2018, quest'anno, è stato anticipato da 2 singoli, Penso e il saggio Tiranno, che stiamo ascoltando in sottofondo, entrambi accompagnati da videoclip. Quindi adesso ci facciamo dare anche gli indirizzi per seguire il carissimo Cicala. Buongiorno. Esatto, buongiorno. Buongiornissimo. Ciao a tutti. Ciao, allora, grazie per la chiamata. Da te bella giornata, vero? Sì, sicuramente. Sì, sì, diciamo di sì. Diciamo e com'è di sì. Bello, com'è bello questo sonoro, questa musica e questo grazie. Testo. Ma tu sei un poeta, sei. Sei un po' esageriamo, diciamo che no, ci proviamo. Testo, no, ho sentito le parole di questo brano che sono veramente molto, a volte li buttano così, diciamolo, dai. Li buttano sì, così, sì, cioè, tanto per fare il brano, ma queste veramente hanno un senso. Sì, diciamo, dammi. I testi delle canzoni che compongo cercano di essere di avere, diciamo, un significato. Do sì. Molto importanza ai ma testi. Ce ne sono tante senza significato, no? No, per questo mi ha colpito, capito, caro Davide? Io ti chiamo Davide. Grazie. Sì, certo. Perciò, Davide, allora, grazie. Parlaci di quello che ho detto io, magari ci mi puoi anche allungare quella che è la tua storia, sì, tu stai dandocene certo. Di più notizie. Certo, vabbè, mi vorrei, diciamo, concentrare in particolar modo sul periodo, diciamo, attuale, sul presente, certo. Quindi su Cicala, sì. Che questo nome, diciamo, è un po', diciamo, una reinterpretazione della favola di Esopo, la cicala e la formica. Sì. Come ben sai, la cicala è considerata, diciamo, in quella favola, in particolar modo, come il simbolo della nullafacenza, in un certo sì. Senso, no? Dell'animale che vive fondamentalmente alla giornata e non si proietta nell'avvenire. Invece, nel modo in cui la intendo io, e la intendono anche ma sai che quella, e sai quella che si chiede da tanto tempo, chi va a governare il nostro governo? Se lo chiedono in tanti. Anche gli italiani, cioè, hanno questa brutta idea che gli italiani fanno le cicale. Vabbè, comunque, vai avanti. Sì, sicuramente, però, diciamo, nella mia prospettiva, diciamo, la cicala è anche un qualcosa di positivo, nel senso che rappresenta poi la vita autentica, cioè vive nel tempo presente e si gode il presente, quindi in un certo senso dà valore alla vita stessa. Questo è il senso, diciamo, di questo nome. Chiaramente poi anche l'ho preso anche in prestito da mia madre, perché in realtà può essere considerato il mio secondo cognome Cicala, perché appunto mia madre, ecco, fa da dove questo viene. Cognome e quindi ho scelto, diciamo, di adattarlo, diciamo, anche a questo progetto. E per quanto riguarda appunto il progetto musicale, perché oltre a essere, diciamo, soprannome, possiamo dire, mio, ma anche proprio il nome del progetto musicale che condivido comunque con altre persone. Questo progetto, appunto, adesso sto lavorando anzi ho finito di lavorare a questo disco che si intitola Canzone di Anime Animali, che uscirà il 22 novembre in tutti i digital store. Il 15 novembre già sarà possibile preordinarlo sui store tipo iTunes, Amazon, Google Play, insomma. Sì. E il 21 novembre ci sarà la serata di presentazione live, quindi a Napoli, sì. Nella mia città, al Goodfellas, un locale, diciamo, in zona Vomero. Chiaramente voi non sapete di cosa sto parlando, però magari qualcuno che mi ascolta di Napoli. Ma in tanti, perché Napoli è abbastanza conosciuta, credimi. Napoli, sì, sicuramente. Sicuramente. Sì, quindi. E quindi ci sarà questo live di presentazione, venderemo chiaramente le copie in formato fisico, si potranno sì. Acquistare soltanto quella durante la serata. E questo più o meno sono, diciamo, gli impegni nell'immediato, perché poi vedremo, diciamo, di mettere in piedi un tour subito dopo e questo
sostanzialmente. Che è la cosa più importante per farti conoscere, naturalmente. Il gruppo già ce l'hai ben sistemato, la band Onda 33. Sì, c'è una band che mi segue, sì. Mm. Sì, sì. Benissimo, allora ci dai gli indirizzi dove trovarti e sentire naturalmente le tue canzoni? Allora, innanzitutto io dico il canale Facebook perché è il canale, diciamo, dove si trovano più informazioni e quindi le persone possono poi andare a cercare tutto il resto. Comunque Cicala page, diciamo, quindi Facebook/Cicala page. Poi abbiamo chiaramente YouTube, basta appunto digitare Cicala e anche il Saggio Tiranno sul canale YouTube. C'è Instagram che è Cicala Rock, l'indirizzo. Sì. E sono questi, diciamo, i principali canali. Poi c'è la mail, chiaramente cicala.rock@gmail.com. Va bene, informazioni. Tanti indirizzi. Ma ho sentito anche gli arrangiamenti. Sto tanti. Sentendo la chitarra. Sì, no, veramente, bellissimi. Bene, grazie. Complimenti veramente. Allora, in bocca al lupo per il primo appuntamento, quello che è dato adesso. E poi per il proseguo, naturalmente, ci possiamo sentire quando esce questo EP. Certo. E ne parleremo ancora, va bene? È proprio un disco vero e proprio, quindi ci saranno 11 canzoni. La mamma ti porta bene, stai tranquillo. Esatto. Ciao, ciao Cicala. Grazie, grazie. Sentiamo il tuo brano ancora. È vero adesso, domani chi lo sa. Non rimanere formica, è ancora un'altra via d'uscita. Allora oggi con noi su Radio Centrale Cicala con il Saggio Tiranno.